ci sentiamo uniti, ci sentiamo forti, e in una correlazione armoniosa, seria e proficua con la Regione Sardegna, noi faremo un grande lavoro, vinceremo le elezioni e governeremo questa città. Fumata bianca dall'incontro del campo largo del centro-sinistra, svoltosi ieri a Sassari nella sede del PD, per valutare la proposta di candidatura del Dem Giuseppe Mascia, già consigliere comunale per due mandati consecutivi, a sindaco della città. È una giornata molto importante. Abbiamo lavorato per una candidatura unitaria in cui siamo tutti coinvolti ed è questo il valore che noi esprimiamo in campo. Dopo la vittoria per le regionali, noi diamo seguito a quel percorso e la mia candidatura non è un fatto singolo, è un fatto collettivo, è un fatto ampio in cui sentiamo il carico di responsabilità importantissimo di anche legare tra generazioni, soprattutto tra chi non guarda alla politica con un impegno, e questo è un fatto a cui noi dobbiamo lavorare. Un centro-sinistra che si presenta unito e compatto con il proposito di confermare il risultato ottenuto alle regionali con Alessandra Todde. Ci assumiamo un impegno per la città, partendo dalla cura delle persone per arrivare alla cura delle cose. Il candidato sindaco dice sì a una collaborazione con tutte le forze civiche e progressiste che intendono condividere il programma. Insieme possiamo non solo vincere insieme, possiamo governare bene questa città, per cui il mio è un appello a continuare a dialogare, perché il dialogo è in atto, con grande rispetto e serietà tra le parti.